pensate a una giovane donna, è dolce, carina, sempre allegra, e poi c'è un giovane papà, bravo nel suo lavoro. Per traffici illeciti si parla di contrabbando di armi, ma soprattutto si parla di traffico di scorie nucleari, di rifiuti tossico-nocivi. È una pattumiera, una grossa pattumiera di questa robaccia. E statunitensi, italiani, tedeschi, francesi, paesi dell'est. Gli Stati Uniti forse in modo più ancora feroce di quello che non lo abbiamo noi. Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. Buonasera.